Ciao a tutti, bentornati. Sono tornata con un video che non facevo da tantissimo tempo ed è il video dei più utilizzati del periodo. In realtà, quando tutto andava meravigliosamente, giravo tutti i mesi il video dei preferiti, dove mi permettevo di inserire anche addirittura, oltre ai prodotti, quindi make-up, skincare, abbigliamento, inserivo i film del mese, il libro del mese, la canzone del mese. Tutto questo non avviene più, però visto che era da un po' che non giravo anche un video sui preferiti, dove appunto vi dico le mie impressioni sui prodotti che effettivamente ho utilizzato, vi mostro in questo video i prodotti più utilizzati dell'ultimo periodo, che non è detto che siano preferiti, ma che ho utilizzato di più e di cui posso parlarvi più approfonditamente. Allora, sono anche prodotti di cui vi ho parlato, che vi ho mostrato perché ho acquistato da poco. C'è anche qualcosina, credo, che non vi ho mostrato, però poche cose. Allora, partiamo innanzitutto da questa acqua micellare di Jouer. Jouer è una marca che ultimamente ho provato, che anzi, da quest'estate, perché ho provato diversi prodotti, tra cui ho provato anche il balsamo labbra e anche la BB Cream. Questa qui è la marca coreana, o comunque bio, della di Lierac. Tra l'altro è anche più economica rispetto agli Lierac, si trova in farmacia. Devo dire che mi trovo benissimo, perché a differenza di tutte le altre acque micellari, tranne quella di Bioderma, però a differenza di quella di Garnier, che è quella che io utilizzo più spesso e che finisco come fosse acqua da bere, questa qui è molto molto meglio, perché è molto più delicata, strucca molto molto bene, allo stesso modo della Garnier, forse anche meglio, ma la cosa che mi piace di più è che è molto delicata, a differenza di quella ad esempio della Garnier, che dove sento un sacco di alcol, in questa qua micellare non sento assolutamente alcol e la sento tantissimo delicata. Tra l'altro la profumazione anche è molto 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 buona, molto fresca, più o meno hanno tutte la stessa fragranza, anche la BB Cream ha lo stesso profumo di questa acqua micellare, abbastanza fiorato. Voi sapete quanto io adori le profumazioni, le fragranze fiorate, mi piacciono un sacco. E questa qui devo dire che mi ha sorpreso, non mi aspettavo, io sono sempre molto diffidente sulle acque micellari perché le trovo quasi tutte poco efficaci. A me interessa che strucchi, insomma, che vada a struccare, che mi levi il trucco. Questa qui riesce a farlo, anche il trucco è un po' più pesante. La cosa che è più difficile da struccare, soprattutto con l'acqua micellare, è il mascara, soprattutto se è molto nero, molto denso. Chiaramente si fa più difficoltà e a volte si preferisce chiaramente utilizzare un bifasico, però con questa acqua micellare io riesco anche a struccare il mascara anche un po' più strong, come dire. Quindi davvero molto 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 buona. Non ricordo il prezzo, credo all'incirca sulle 10 euro, se non erro. Comunque, ad ogni modo, mi piace tanto, oltre perché è efficace, ma anche non è da sottovalutare, secondo me, gli ingredienti, che voglio dire, ha un inci molto molto buono, e, a differenza magari dell'acqua micellare di Garnier, che ha qualcosina di non proprio buonissimo, però lei mi piace un sacco, quindi straconsigliata. Questa linea di Jouer, se non l'avete provata, provatela perché è molto molto buona. Altra cosa molto 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 utilizzata è la cipria di Fenty Beauty. Questa qui ve l'ho mostrata, tra l'altro l'ho anche applicata in un video, se non l'avete visto andatela a vedere, dove applico il fondo e tra l'altro sono entrambi, vi mostro entrambi quelli che ho più utilizzato nell'ultimo periodo. Per quanto riguarda la cipria, mi piace da morire. L'unica pecca di questa cipria è che ho sbagliato la colorazione, perché la banana in realtà non è gialla così come si vede, dopo un po', cioè apparentemente è gialla, però non lascia proprio la chiazza gialla, leggermente l'alone lo lascia. Chiaramente se dovessi ricomprarla, comprerei la colorazione un po' più chiara, quella trasparente, anche se con l'estate potrei anche permettermi di utilizzare questa qui, perché credo che mi duri per tutta l'estate, ce l'ho da un paio di mesi. All'interno ha 28 grammi di prodotto ed è davvero tantissima, mi piace tantissimo perché è molto impalpabile. Mi tiene il trucco davvero tantissime ore. Il baking è perfetta per il baking. Trovo che sia molto 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 buona. Se non l'avete provata, provatela perché è davvero un'ottima cipria. Soprattutto, ripeto, sia perché mi tiene il trucco davvero
tante, tante, tante ore. Io ho una pelle tendenzialmente mista e grassa, soprattutto nella zona T sono grassa, qui sono molto secca, però sulla fronte e sul naso e anche un po' sugli zigomi tendo a lucidarmi un po'. Con questa cipria riesco a, non dico del tutto per 20 ore, però per diverse ore riesco a tenere la pelle abbastanza opaca e il trucco abbastanza fermo. Va anche leggermente a minimizzare i pori, questa cosa non mi dispiace perché io qualche poro di troppo ce l'ho sulla guancia e questa cosa mi piace molto perché è una cosa che io ricerco tantissimo nelle cipre. Tra l'altro, voglio provare la cipria nuova di Nabla, che dicono che sia molto molto buona e vada proprio a dare quell'effetto di levigante. Questa qui io trovo che sia molto valida e ve la consiglio, quindi tra le mie ad oggi la mia cipria preferita. Non costa pochissimo, però per quella quantità di prodotto penso sia un buon compromesso, non è neanche tantissimo. Altro prodotto utilizzato è sempre di Fenty Beauty, il fondotinta. L'ho utilizzato, non so se si riesce a vedere dalla boccettina, ma no, perché in realtà non so neanche io dove sia, a che punto sia. Penso ci sia ancora non moltissimo di prodotto. Lo sto utilizzando da un paio di mesi, credo 2-3 mesi, 32 ml di prodotto all'interno. Mi piace anche lei tantissimo, perché inizialmente mi dicevano, ho visto un sacco di recensioni dove parlavano di un fondotinta molto molto secco, che andasse molto a segnare, molto a seccare. No, sinceramente questa cosa non la vedo, anzi, perché, questo perché io credo, per quanto mi riguarda, conoscendo la mia pelle, io vado moltissimo ad idratare il viso. Ultimamente, proprio perché è una skincare molto ricca, dove vado ad applicarci sieri, oli, creme, idrato tantissimo il viso sera, mattina e sera. Quindi per questo motivo penso che, avendo la pelle molto idratata, l'effetto pelle secca o comunque la secchezza di questo fondotinta non lo vedo, anzi, la coprenza è media come piace a me, non tantissimo, però chiaramente si può stratificare ed ottenere anche un effetto molto molto più coprente, ma nonostante tutto non ha quell'effetto mascherone perché è molto sottile la grana del fondo e quindi mi piace molto. A me basta anche una sola passata per coprire quello che devo coprire. La colorazione in realtà io pensavo all'inizio fosse molto più chiara della mia pelle, però in realtà vado a ossidare. Questo qui è, quindi credevo insomma fosse all'inizio chiara per la mia pelle, però dopo qualche minuto ossida e quindi va bene per la mia colorazione. La mia colorazione è la 185 e devo dire che è un fondotinta che non mi sta creando problemi. Io ho sempre molta paura, vado sempre alla ricerca del fondotinta perfetto. Anzi, se avete dei fondotinta da consigliarmi, che siano coprenti al punto giusto, non troppo pastosi, che vadano a coprire il minimo, ma che abbiano una durata e che soprattutto vadano a No, a levigare la pelle, che non vadano a segnare le rughe di espressione e che non vadano nei pori. Se avete un fondotinta da consigliarmi di questo tipo, consigliatemi. Uno che voglio provare è quello di Dior, il Backstage. Se l'avete provato, ditemi com'è, perché è uno di quelli che ho intenzione di acquistare e di provare. Questo qui non mi dispiace, lo ricomprerei. Anche se conoscendomi sono una che tende a cambiare, a meno che non è il fondotinta della vita. Non è il fondotinta della vita, ma è un fondotinta molto 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 valido. Andando avanti con i prodotti più utilizzati del periodo, tra i prodotti più utilizzati sto utilizzando un sacco questi prodotti di Essence. Sono sporchi, non mi dite nulla, li ho utilizzati ieri e oggi, li devo lavare, ma comunque in ogni caso li sto utilizzando un sacco. I pennelli di Essence io trovo che siano per la qualità e per il prezzo validissimi, perché costano davvero 3-4 euro massimo, ma sono davvero molto molto validi. Mi piacciono un sacco perché mi durano un sacco di tempo, non perdono setole, poi sono davvero molto molto buoni. Questo qui lo adoro, io lo utilizzo sia per le polveri, cioè soprattutto solo per le polveri, sia per il blush che anche per il contouring, anche per la terra. Per le polveri è fantastico, per il blush trovo sia meraviglioso, è molto simile al mio Real Techniques, la forma si avvicina un po' perché ha questa forma a tulipano ed è davvero bellissimo, è molto 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 bello. Stessa cosa vale per questo qui che è per il fondo ed è una sorta di kabuki, neanche kabuki, questo flat come dire, che mi piace un sacco perché riesce a stendere molto 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 bene il fondo, non assorbe tantissimo prodotto, cioè assorbe il prodotto ma non tantissimo e lo stende davvero bene, non mi lascia le striature che è una cosa che io detesto di molti fondotinti, di molti pennelli. Questo qui riesce a non crearmi quell'effetto strisce sul viso che è osceno e questo qui invece no, me lo stende molto molto bene perché proprio perché avendo queste setole molto fitte
mi piace un sacco come lo stende e come lo applica appunto il fondo. Io lo sto utilizzando con i fondi che sto utilizzando, che sono questo fondo qui, è un fondo di cui vi parlerò anche fra un po', e devo dire che è molto molto valido. Questi pennelli sono della nuova collezione, se non li avete presi, se non li avete visti, provateli perché sono davvero molto molto buoni. Molto valido è anche quello per l'illuminante, però se devo scegliere tra i prodotti, tra i pennelli che davvero sto utilizzando sempre, sono questi due. Altro prodotto che sto utilizzando, che ho quasi terminato in realtà come fondo, è questo qui di Diego Dalla Palma, che in realtà mi capita a volte di utilizzarlo miscelato a questo qui. Se insomma ho l'idea di scurire leggermente questo fondo, ci applico anche una goccia di questo di Diego Dalla Palma, che in realtà è giunto al termine, voglio terminarlo, quindi lo miscelo con questo di Fenty. Allora, a differenza di quello di Fenty, questo fondo è, secondo me, va a lucidare un po' di più rispetto a quello di Fenty. Quello di Fenty rimane molto più ore sul viso, non mi lucida più di tanto, però l'effetto è molto bello, perché l'effetto è pelle radiosa, forse anche per questo tende a lucidarsi secondo me un po' di più rispetto a quello di Fenty, che è tendenzialmente un po' più secco. Utilizzato da solo però l'effetto dopo diversi, avete una pelle mista, non ve lo consiglio tanto. È consigliato però per pelli mature, perché non è molto pesante, è un fondo molto liquido come consistenza, e è appunto consigliato alle pelli mature perché proprio questo effetto lift, si chiama appunto lift foundation, perché va a levigare parecchio la pelle. Non è chissà quanto levigante, però questo effetto radioso effettivamente lo dà. Però io, proprio perché ho notato che dopo diverse ore lucida più del dovuto, lo utilizzo con un fondo un po' più secco, o comunque ci applico un po' di cipria in più rispetto al solito. Non lo ricomprerei solo perché conosco la mia pelle, quindi non è un fondotinta adatto alla mia pelle, però non è male. Poi, andando avanti, un prodotto che sto utilizzando un sacco è questo, che devo comunque terminare, è il Climax mascara di NARS. Allora, ne ho sentito parlare un sacco di questo mascara, dicendo, osannandolo e tutti parlandone strabene. Io trovo che per il prezzo che ha questo mascara non gli vale tutti questi soldi, perché io ho preso la versione mini, la mini taglia, perché io prima di acquistare un mascara, soprattutto di un prezzo di 30 euro passa, voglio chiaramente capire com'è. Io poi sono molto attenta ai mascara, conosco le mie ciglia, quindi vorrei il mascara adatto a me. Questo qui ho notato che immediatamente dà un effetto comunque bello, ciglia molto pettinate, leggermente allungate, non fa grumi, questo assolutamente, però noto che dopo un paio d'ore neanche le ciglia tendono a scendere, e a volte vedo proprio il prodotto che non c'è più, quasi più c'è il mascara, come se si volatilizzasse. Quindi sì, ok, l'effetto iniziale non è male, perché con le ciglia effettivamente le allunga molto, le pettina molto 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 bene, le va anche un po' ad incurvare, però sinceramente, se mi dovessero dire lo ricompreresti, non lo ricomprerei, perché ok, ho comprato la mini taglia che non costa poco, ma la taglia full size non la comprerei. Tra l'altro, lo scovolino, uno di quei scovolini che a me piace un sacco, perché è in setole normali, naturali, anche della forma che piace a me, perché è questa sorta di mini clessidra, in realtà è proprio lo scovolino che mi piace, però sarà la formula, non so quale sia il problema, non mi fa impazzire, quindi se dovessi dire lo ricomprerei, non lo ricomprerei, perché effettivamente non mi fa impazzire. C'è da dire anche che spesso si dicono, c'è questo rumor, questa convinzione che le mini taglie non siano buone quanto le full size, non so quanto sia vera sta cosa, però molti dicono questo, molte persone mi hanno anche detto che c'è differenza tra il Better Than Sex full size e il Better Than Sex mini size. Questo non lo so, perché io ho solamente la full size, non vorrei che insomma questa cosa valga anche per questo, però sinceramente non ricomprerei nella versione normale, ecco, quindi non lo so. Poi, altra cosa che sto utilizzando un sacco come prodotti labbra, altri due prodotti, sono i rossetti di Essence, di cui vi ho anche mostrato l'applicazione nel video di Essence, che vi lascio qui, dei nuovi prodotti, novità di Essence, ed in particolare lo 03, che è quello rotto, ma è il più bello, cioè, o meglio, quello che utilizzo di più, che è questo color malva molto molto bello. Vi mostro lo swatch così
Penso di avervelo mostrato, però ve lo rimostro di nuovo, che questo color malva è molto molto bello, è il mio colore, è il colore che io utilizzo come rossetto nude. Altro che, forse ve ne ho già parlato e straparlato, ma ve lo rimostro ancora, è questo di NARS, ed è Anita, e della linea La Daucus Lipstick, che è questo rosa molto molto bello. Questo attualmente è il mio rossetto preferito in assoluto. Prima nel podio dei miei rossetti preferiti c'era Mer di NARS, questo qui devo dire che è allo stesso livello, se non meglio, perché Mer di NARS è secondo me lo stesso rosa, forse Mer leggermente più scuro. Questo qui ha una punta di rosa in più, però questo qui secondo me vince perché è una formula che mi piace di più. Mer è opaco e non è retro matte, è un matte, però questo qui, pur essendo leggermente lucido, quasi un satin di MAC, mi piace perché comunque è molto confortevole. E questi rossetti qui, che comunque io queste colorazioni, soprattutto nude, questi rosati che io utilizzo soprattutto di giorno, non mi piace che vadano a segnare troppo, quindi voglio comunque un effetto labbra idratate. Chiaramente con un rossetto opaco le labbra, soprattutto le mie in questo periodo, sembrano praticamente super disidratate e secche. Invece con questo rossetto qui, secondo me, non si ha un effetto molto più sano alle labbra. Rimanendo sempre in tema labbra, un altro prodotto di Essence è questo qui, che è il Color Boost. Quello che utilizzo un sacco, che sto utilizzando, è lo 04 Made Matters. Io questo qui lo applico, è un matte. Se utilizzato con le labbra molto secche, è pessimo. Però io prima di utilizzare questo qui, l'ho idratato tantissimo con dei burro cacao, con dei balsami labbra, con dei prodotti che vanno a idratarmi un sacco le labbra. Uno dei prodotti che sto utilizzando è questo qui di Kiehl's. Allora, c'è da dire che tutti ne parlano bene di questo prodotto, di questo Kiehl's Lip Balm #1. Allora, devo dire la verità, questo qui è quasi uno specchietto per le allodole, secondo me. Cioè, appena applicato, ti dà queste labbra super impolpate, super idratate. A distanza di qualche ora le labbra si seccano più di prima, cioè più di quando di quando lo applicassi. Quindi, secondo me, immediatamente sì, è vero, le idrata, ma in realtà non le idrata le labbra a lungo termine, le idrata al momento, dopodiché è andato via, dopo qualche ora sono strasecche le labbra, quindi io lo utilizzo prima di truccarmi in teoria, poi lo tolgo e via, o comunque magari anche prima di andare a letto lo applico, ma in realtà non è, secondo me, per quanto riguarda le mie labbra o comunque le mie esigenze, non è il massimo, secondo me le va a peggiorare le labbra, cioè va a seccarle molto, immediatamente no, però dopodiché le secca tantissimo, quindi se ho le labbra particolarmente disidratate, non vado ad applicare questo come balsamo labbra, ma lo utilizzo come step prima del trucco, in teoria. Rimanendo sempre in tema Kiehl's, dei prodotti molto 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 validi che sto amando, come sapete sto utilizzando molti molti prodotti Kiehl's, vi lascio anche qui, sempre qui, il video sui prodotti Kiehl's della skincare che sto attuando in questo momento. Tra l'altro, ho delle cose che vorrei acquistare della skincare. Se vi interessa il video sulla mia skincare aggiornata, che sono diversi mesi, forse diversi anni che non faccio un video sulla mia skincare, scrivetemi qui sotto e ve lo faccio. Due prodotti che sto davvero adorando sono questi due. Uno è il siero della linea, una linea concentrata di questi prodotti, il siero e il contorno occhi. Questo qui è il Powerful Strain Line Reducing Concentrate, che è questo qui con la vitamina C che va appunto a dare uniformità anche al colorito del viso, quindi va anche a ridurre molto i rossori del viso e va anche a ridurre, secondo me, io questo lo vedo, anche le imperfezioni e la grana del viso, della pelle. Questo qui l'ho notato utilizzando questo prodotto. È vero che per vedere gli effetti di una skincare è necessario almeno, secondo me, utilizzare sempre gli stessi prodotti per almeno un periodo più o meno lungo, che io intendo almeno un mese, per vedere se effettivamente questi prodotti sono efficaci e se vanno appunto al caso nostro. Per quanto riguarda questi due, io mi ci sto trovando molto molto bene. Anche molto molto buono è il della stessa linea, il contorno occhi. Io non ho più voce comunque. È il contorno occhi, sempre il Powerful Strain Line Reducing Concentrate, anzi Eye Brightening Concentrate. Questo qui io trovo che sia molto 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 valido. Questi sono prodotti specifici, quasi diciamo dei trattamenti che consigliano. Io infatti ho voluto
provare questi prodotti un po' più ricchi. Infatti, sono tre prodotti che secondo me costano anche di più. Se andate a vedere sul sito Kiehl's, sono parecchio, non sono economici. Il contorno occhi mi piace un sacco perché io trovo davvero, a distanza di un mese, che le lineette d'espressione si siano ridotte un sacco. Io qui, ad esempio, ho delle linee impercettibili, ma comunque che io vedo, perché personalmente noi, conoscendoci abbastanza bene, le vediamo le imperfezioni. Io queste lineette d'espressione qui, queste zampe di galline qui, io me le vedevo. Utilizzando questo contorno occhi, devo dire che sarà che, non lo so, faccio una skincare molto molto ricca, sono molto attenta ultimamente, ci tengo particolarmente, le vedo molto 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 ridotte. Secondo me è anche merito di questo prodotto. Innanzitutto quando lo applico sento questo pizzichio intorno al contorno occhi, che secondo me va proprio a stimolare la circolazione, a rimpolpare un po', va anche leggermente a ridurre le borse, perché il mio problema non sono le occhiaie quanto le borse, perché le occhiaie non ce le ho fondamentalmente, a meno che non dormo una notte, perché io, pur vero che io dormo davvero poco, cioè a me bastano 5-6 ore e sto bene, anche meno a volte. Il mio problema sono più le borse, io lì noto la stanchezza degli occhi e secondo me questo prodotto va anche a ridurle un po'. Quindi in sostanza, se dovessi consigliare questo prodotto, io sinceramente ve lo consiglio, poi chiaramente dipende anche dai casi. Io mi vedevo allo specchio, mi vedevo queste rughe, mi vedevo invecchiata, mi vedevo Dio, quindi volevo un prodotto molto molto forte e molto potente ed effettivamente questi effetti io da questo prodotto li ho visti, quindi è piccolino, nel senso che sono 15 ml di prodotto. Non riesco a capire neanche a che punto sia arrivata la boccettina e non costa poco sicuramente, però io trovo sia davvero, davvero molto 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 valido. Questi prodotti curativi, vabbè, di Kiehl's, o comunque questi trattamenti, io ve li consiglio. Per quanto riguarda la crema, io ho preso quella alla rosa artica, pensavo meglio, ecco, non la ricomprerei, non è un prodotto che mi ha fatto impazzire, forse per la mia pelle non è il massimo, però questi due ve li consiglio. Per quanto riguarda invece sempre di Kiehl's, il Midnight Recovery Concentrate, devo dire che pensavo dovesse finirmi nel giro di una settimana, ce l'ho da quando ho fatto l'acquisto di Kiehl's, quindi forse più di un mese, e utilizzo questo ogni giorno, cioè ogni notte, perché questo qui va applicato la sera, anche se io devo dirvi la verità, tutti ne parlano stra bene di questo prodotto, tutti lo sponsorizzano, è stra pubblicizzato. Io non lo ricomprerei, cioè nel senso, se mi regalassero la boccettina in Italia va bene e lo utilizzo anche, però andare a spendere tutti quei soldi per un prodotto che secondo me, per quanto mi riguarda, mi dà solo un effetto idratante, nel senso che va, sì, essendo ricco di oli è molto concentrato. Io non vedo chissà quale beneficio, poi non so, devo provare forse ad utilizzare questo prodotto applicato a un'altra skincare e vedere se questi benefici che io sto vedendo alla mia pelle sono dovuti a tutta la skincare o a dei singoli prodotti. Posso dire che per quanto riguarda il siero e il contorno occhi, io i benefici li vedo, per quanto riguarda quest'olio non so fino a che punto, ecco, poi dipende secondo me anche dal tipo di pelle, cioè se avete una pelle molto grassa, l'olio concentrato io non ve lo consiglio perché andate secondo me ad enfatizzare molto di più l'effetto di grasso, quindi non lo so, ecco, dipende molto anche dalle vostre esigenze e dalla vostra pelle. Altro prodotto che mi sta piacendo tanto è la spugnetta di Diego Dalla Palma. Allora, io prima non ero un amante di spugnette, di beauty blender, di tutte queste cose qui, però devo dire che da quando la sto utilizzando preferisco utilizzare molto di più questo tipo di prodotto che dei pennelli. Chiaramente dipende anche dall'effetto che voglio. Spesso capita che utilizzo anche un pennello e poi per applicare, per andare a far, diciamo, tenere il trucco molto più a lungo possibile, utilizzo questa qui per andare appunto a pressare il prodotto e per farlo tenere appunto, per farlo stare appunto fermo, lo applico con la spugnetta, però spesse volte invece utilizzo la spugnetta sin da subito e devo dire che questa mi piace molto. La utilizzo da semi bagnata, ce l'ho da un po', quindi sì, io penso che dopo un po' di tempo queste spugnette vadano cestinate, cambiate, perché comunque non ci dimentichiamo che questi tipi di prodotti sono un po' dei cioè, attirano batteri, quindi bisogna comunque lavarle spesso e non sono comode quanto i pennelli. Al di là del lavaggio, secondo me, proprio perché vanno ad accumularsi un sacco di batteri, quindi vanno tenute pulite spesso e volentieri, anzi il più possibile. Però questa qui mi piace molto proprio perché non attira tanto prodotto, a differenza di altre spugnette che ho provato, non lo assorbe tanto, quindi effettivamente va a
dare sì un effetto di fondotinta molto naturale, di effetto molto naturale rispetto al pennello, ma allo stesso tempo non vale a tirare troppo prodotto e a mangiarselo. Si applica molto molto bene. Questa parte qui l'utilizzo per il contorno occhi, la utilizzo per fare baking, la utilizzo per fissare il fondotinta, per pressare anche il fondotinta, lo trovo un prodotto molto 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 versatile. Chiaramente dipende dalle abitudini. Io prima non lo utilizzavo, erano uno di quei prodotti che proprio snobbavo, invece adesso da quando ho provato questa qui, devo dire che è molto 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 valida, cioè mi piace molto, ecco. Ho detto tutto, quindi questi qui erano i prodotti che ho più utilizzato nell'ultimo periodo. Se avete delle domande da farmi, scrivetemi, anzi, se avete qualche prodotto da consigliarvi, come vi ho chiesto prima, scrivetemi. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video, anzi, ci vediamo presto. Ciao ciao!